Gentili utenti di Cerignola Viva, ben trovati dal campo comunale di Ordona, dove è appena terminata l'ultima gara del campionato di promozione tra lo Sporting Ordona e l'Audace, vinta dal Cerignola 5-1. Siamo in compagnia di mister Massimo Gallo. Mister, è arrivata la 27esima vittoria stagionale, che fanno 84 punti, il record per la promozione. Sì, diciamo che sono contentissimo di tutto quello che abbiamo fatto. Oggi dicevo ai miei ragazzi che mancava l'ultimo tassello per completare questo bellissimo mosaico, quindi oggi l'abbiamo completato, complimenti. Lo Sporting Ordona oggi aveva la missione di battere, essere la prima appunto a battere gli imbattibili, non c'è riuscita, appunto non c'è stata partita. Sì, ma sin dall'inizio non c'è stata partita, perché l'abbiamo affrontata giusto, con il pio giusto, con la cattiveria giusta, e questo fa sì che ci fa migliorare giorno dopo giorno. Ora abbiamo ancora l'ultima partita, che dovrebbe essere contro la Vetrana, che ha vinto il girone B, e cercheremo in tutti i modi di portarci a casa anche quella coppa. Oggi titolare Cappellari, classe 98, che risposte sta avendo in vista anche della prossima stagione? Ma l'ho già detto le altre volte, Cappellari è un ragazzo molto interessante, è sicuramente uno che farà parte dei 22-23 del prossimo anno del campionato d'eccellenza, anche perché noi dovremmo andare alla ricerca dei 98, però naturalmente, come sempre detto, prima cercheremo nel nostro vivaio e poi allargheremo gli orizzonti per gli altri, quindi lui è uno sicuramente che farà parte di questo gruppo. Mister, per chiudere, l'ho già sottolineato lì, manca l'ultimo tassello, la Supercoppa, poi si inizierà a programmare anche l'eccellenza, ecco, come pensa si muoverete? Vi muoverete? Adesso vinciamo pure questa Coppa, poi iniziamo a programmare per il futuro. Naturalmente, come ho sempre sostenuto, la cosa importante è cercare gli under forte. Sempre questo dico, ripeto sempre la stessa cosa, perché è la cosa giusta, perché tutto gira intorno a loro, quindi è importante cercare gli hunter giusti e poi programmare per i grandi. Ok, grazie mister, ancora complimenti. Grazie a voi. Siamo con Gigi Di Pasquale. Gigi, è appena terminato un campionato da record, 84 punti, insomma siete imbattibili. Sì, abbiamo finito un'annata davvero meravigliosa. Finire poi così su un campo come questo a vincere è stato bellissimo e siamo felicissimi, perché siamo rimasti imbattuti e davvero oggi abbiamo concluso il campionato con una grande vittoria davanti al nostro pubblico che ci segue sempre, e per noi anche, perché è una questione di davvero di grande soddisfazione. Sì, oggi l'hai sottolineato anche tu, c'era un clima di grande festa, grande pubblico, 5 gol, grande Audace. Sì, dai, i tifosi non mancano mai a sostenerci, e questa è la cosa più bella, anche la società. Noi penso che abbiamo fatto più del nostro, vincendo anche oggi, chiudendo un campionato davvero stravinto, davvero in tutti i sensi. Io e i miei compagni, voglio fare davvero i complimenti davvero a tutti i miei compagni di squadra, allo staff, a tutti, davvero, perché sono stati grandissimi tutti. Gigi, a fine partita i tifosi chiedevano già: andiamo a vincere in eccellenza adesso. Ma è normale, loro ci tengono come ci teniamo noi, però adesso godiamoci questo campionato, abbiamo tempo per l'anno prossimo, che sarà un campionato molto diverso, più duro, però noi partiremo sempre per vincere, assolutamente. Ok, grazie. Rosario, è arrivata l'ennesima vittoria, l'Audace, un'Audace quest'anno ancora una volta imbattibile. Che domanda difficile, ma no! Non mi ricevete niente, ma che non ce la faccio, non lo so perché, quando fanno in tempo non riesco a parlare, non lo so. Andrà Derek, il campionato è terminato con l'ennesima vittoria 5-1 sul campo dell'Ordone, l'Audace dei record e l'Audace imbattibile. Non ci batte nessuno, questa è la cosa scontata. Gigi, c'è un momento, un gol particolare che ricordi di questa stagione? Da Fabio.